Esplosione nella notte, poco prima delle 3 all'ufficio postale del villaggio Anic alla periferia di Ravenna. Ignoti malviventi hanno fatto esplodere lo sportello bancomat della struttura, ma sono dovuti fuggire a mani vuote, visto che la deflagrazione ha generato un incendio. La banda, non si sa di quante persone fosse composta, prima di manomettere lo sportello ha oscurato le telecamere di videosorveglianza dell'ufficio postale per evitare di essere individuata. Poi sono entrati in azione, si presume con la tecnica della marmotta, ovvero utilizzando una lunga pala di ferro imbottita di esplosivo inserita all'interno dei distributori automatici per farli saltare in aria. Ma l'esplosione ha causato un incendio nella struttura e i malviventi sono dovuti fuggire a mani vuote. Sul posto, allertati dagli abitanti e allarmati dal frastuono causato dalla deflagrazione, sono intervenuti diverse volanti della polizia, ma della banda non c'era già più nessuna traccia. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. I danni all'ufficio postale e allo sportello sono ingenti e in mattinata si lavorava per ripristinare la situazione, tra gli sguardi incuriositi delle persone che cercavano di capire cosa fosse accaduto.